Senti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, salchiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Anche sfruttami su questo. Buonasera. Finalmente, dopo un anno di lunga attesa, di stress, di ansia, di qualsiasi male che voi potete pensare nel mondo, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati, o meglio sono tornato solo perché Francesca non c'è più, il programma si chiama Radio Nino da quest'anno, farò solo io il programma, gli invitati, gli ospiti li chiamerò io, tutte donne. Non è così, l'abbiamo puntata, ci ho sbagliato. No, innanzitutto no, buonasera innanzitutto. Abbiamo ricominciato finalmente da maggio che manchiamo qui a Radio Baiano. Io ci sono sempre per la gioia del mio collega. Purtroppo. Che, come ho già detto su Facebook, è unico ed insostituibile. Senza di lui io non saprei cosa fare. In realtà l'ho pagata per fare dire questo, perché tanti, fondamentalmente tanti. Francesca, durante... Come esiste il calciomercato per la Serie A, Francesca ha cercato in tutti i modi di svendermi a qualsiasi radio del mandamento oppure del mondo, cercando di acquistare... Non ci sono riuscita, mi manca troppo. No, è tipo tutti sento che sono un pacco e quindi mi lasciano qua, non funziona così con me. Funziona così. Allora, innanzitutto, bentornati ad Indifferenti. Ripeto, per chi è la prima volta che ci sta ascoltando, per chi d'estate si è dimenticato di noi. Come avete fatto a dimenticare? Come avete fatto? Innanzitutto, donne, innanzitutto. Come avete dimenticato? Allora, Indifferenti innanzitutto è un'associazione culturale che è nata come pagina musicale su Facebook, come ce ne stanno milioni ormai. La parola indifferenti, il significato di questa parola è aperto, quindi ognuno di noi può dare a questa parola il significato che vuole, perché molti mi chiedono: ma indifferenti che significa? Che significa? Quindi per me posso dare il mio significato personale. Per me è differente, come dico tante volte, dall'indie, che è il nuovo pop per gli alternativi. Chiudo qua la parentesi per non aprire una polemica grande. Nino credo sia d'accordo con me. Sì, perché è oltre un anno che Francesca mandava avanti una sua crociata personale contro alcuni artisti, non diciamo nomi. Sì, in effetti è quello che dici tu. In effetti hai ragione. Sì. Su questo io, stranamente, su questo io do ragione. E qui a Radio Baiano, indifferenti significa sostegno alla musica indipendente, soprattutto alla musica indipendente campana. Quindi, per cui, il primo ospite di questa sera è Giacomo Palombino, in arte Le Puc. Che non è campano. Ma cosa però, ci dici? Esatto, no, però vivo a Napoli ormai da 6 anni, però sono originario di Cassino, in provincia di Frosinone. Però mi sento molto napoletano. Ah, io ho vissuto là, sai, davvero. 6 anni. Davvero? Da 1 a 7 anni. Ma pensa tu, hai sì. visto le coincidenze? In realtà stavo a Cervaro, vicino a Cassino. Ok, sì, certo. Però... In realtà di questo programma l'unico campano sono io stasera. Stasera mi faccio l'intervista, mi suona le canzoni solo io e mi faccio i video solo io. Quindi intervistiamo Nino, piacere, cioè così fa stasera faremo, quello che ho capito. Ci sono mancati i tuoi siparietti. Sosteniamo Nino. Ora però è il momento, Nino, di stare un po' zitto. Però origini campane. Okay. Origini campane. Allora, partiamo con l'intervista subito. Vai. Come ti sei avvicinato alla musica? Come mi sono avvicinato alla musica? Allora, ho iniziato a suonare la chitarra che avevo più o meno, penso, 12-13 anni. E in realtà il primo approccio con la musica è stato un pochino più... metallaro, diciamo così, tra virgolette. Il primo disco in assoluto che ho comprato nella mia vita è stato Toxicity dei System of a Down. E poi con il tempo mi sono chiaramente, diciamo, allontanato da un genere un pochino più duro dal punto di vista sonoro. E in realtà il primo gruppo che ho fondato, avevo 14 anni, stavo al liceo, vabbè, come succede spesso in questi casi, e facevamo fondamentalmente musica punk. Quindi abbiamo iniziato suonando i Sex Pistols, i Ramones, quindi i classici che più o meno hanno suonato tutti quelli che si avvicinano alla chitarra. E poi con il tempo abbiamo cominciato anche a fare cose nostre, abbiamo fatto una demo con questo gruppo e dopodiché, diciamo, c'è stata una specie di evoluzione, cioè dal rock un pochino più alternativo sono passato, diciamo, a fare il cantautore solitario con la chitarra. E, in realtà c'è stato un periodo di passaggio in cui in un certo senso un po' ho lasciato la musica suonata almeno dal vivo, nel senso che non proponevo le mie cose ad un pubblico, non andavo in giro a suonare, e poi però a un certo punto è successo qualcosa che mi ha fatto tornare la voglia di suonare e di farmi ascoltare soprattutto davanti alla gente,
e poi da lì è nato, diciamo così, appunto l'EPUC, questo progetto musicale che porto un po' in giro da un anno a questa parte. L'EPUC perché? E infatti anche da questo l'EPUC, diciamo, racchiude un po' in sé le regioni per le quali ho ripreso a suonare. Ho vissuto un anno in Spagna, dove ho fatto Erasmus, e praticamente quando sono arrivato in Spagna non me l'aspettavo, però arrivato in questa città, Salamanca, ho scoperto un posto pieno di musica, di musicisti e soprattutto di locali che proponevano artisti di tutti i tipi, che fossero cantautori, musicisti, ma anche poeti, attori, e ho cominciato a suonare in questo locale che si chiamava El Savor, e a fare, diciamo, da presentatore a questi spettacoli degli open mic. Fondamentalmente c'era un poeta giapponese, e quando io mi segnavo sulla lista dei partecipanti alla serata, scrivevo ovviamente Giacomo, e lui, da bravo poeta, di Giacomo ne conosceva soltanto due nel mondo. Il primo, vabbè, un vero poeta, Giacomo Leopardi, e invece il secondo era Giacomo Puccini. E quindi da lì di Leopardi e Puc di Puccini è nato l'EPUC. Bello. E quindi è un po' una ragione anche per portarmi appresso un po' quell'ambiente, quel contesto che mi ha riportato a suonare. E, anche se in realtà dietro la ragione anche di, come dire, di adottare un nome d'arte, c'è anche un altro motivo. Cioè quello che in un certo senso me ne sono reso conto soprattutto negli ultimi mesi, che sto quasi vivendo come due vite parallele, che difficilmente si incrociano. Cioè, da una parte c'è Giacomo, che ha studiato all'università e quindi teoricamente deve fare delle cose un pochino più istituzionali, e invece dall'altra esiste l'EPUC, che è quello che suona, che si mette un cappello in testa quando va davanti alla gente. Io ho una visione quasi fumettistica di questa cosa, riprendendo anche il mitico discorso di Bill in Kill Bill, che in realtà tipo lui è sempre stato l'EPUC. Clark Kent, Superman, sì. per essere Clark Kent si mette gli occhali. Lui in realtà è sempre stato l'EPUC, sono i suoi occhiali per nascondersi a livello di come supereroe, secondo me. Io l'ho visto, questo fatto del cappello, che ho letto post sulla sua pagina, che veniva sempre citato questo cappello. Sì. Mi sentivo un po' come, insomma, la calzamaglia per Superman, per riconoscerlo. Quindi per me per lui è il cappello. Era un aspetto tipo quasi fumettistico per me, come cosa. Ci piace questa lettura, ci piace. Dico anche le cose intelligenti e belle. No, ma questo perché è la prima puntata, non vi abituate, perché tornerà presto prima. Di solito lo faccio con le ragazze qua dentro, proprio perché c'è lui, faccio la persona seria per non offenderlo. Invece, le principali influenze musicali di l'EPUC? Le principali influenze musicali? Allora, parto sicuramente da una, diciamo così, una passione per la musica di Daniele Silvestri, che è stato un pochino quello che mi ha fatto capire che, non lo so, mi ha un po' rivoluzionato in me l'idea del cantautore, nel senso che è un artista che ha sperimentato tantissimo durante la sua carriera, e poi soprattutto mi colpisce molto il suo modo di utilizzare la parola all'interno dei testi. A volte quasi sfiora, diciamo, quasi il rap. Daniele Silvestri fa questi giochi di parole, questi ritornelli con tantissime parole in pochi secondi, in poche frazioni di secondo, e quindi sicuramente parto da lì. Però diciamo che ho riscoperto, forse questo in età un pochino tra virgolette più adulta, anche se non sono così adulto, però ho riscoperto il cantautorato classico con il corso degli anni. In realtà già da bambino in macchina i miei mi bombardavano con i dischi di Lucio Dalla, che a quel tempo per me erano però delle cassette che mettevamo in macchina quando si viaggiava, e quindi le canzoni di Lucio Dalla mi hanno accompagnato sempre da piccolino. Durante un'estate ebbi anche la fortuna di incontrarlo, andammo alle Isole Tremiti, incontrammo Lucio Dalla che stava lì, e quindi mi è rimasta sempre impressa questa immagine di questo cantautore che era molto cordiale con la gente, andavamo ad ascoltare un suo concerto e mi è sempre rimasta impressa questa cosa. E poi da lì, vabbè, De Gregori, diciamo tutta la scuola classica del cantautorato italiano, cerco di un pochino di farla mia, tra virgolette. Parliamo invece dell'EP, perché non a caso sento rumori strani nell'aere. Sarà il nostro mitico tablet. Non a caso noi abbiamo l'EPUC, che ha un EP dal titolo Lucciole. Infatti, e il simbolo di Indifferenti è una lucciola. Sì, allora direbbe Adam Cadmon che è tutto coincidenze? Io non credo. In realtà noi avevamo già previsto la venuta di l'EPUC qui da noi, e che l'EP si sarebbe chiamato Lucciole. Noi, oltre ad essere un programma, una pagina, tutto quello che siamo, anche dei veggenti, quindi se volete farvi leggere il futuro da noi, il numero è il mio, solo le ragazze ovviamente,
331-8550, indovinate gli ultimi tre numeri. Andiamo Ragazzi, avanti, vai. io ve l'avevo detto, non ci sperate, non è cambiato, e infatti ve l'ho appena dimostrato. Tornando a Devo noi. recuperare i soldi che ho speso per la Reflex, in qualche modo devo riguadagnare i soldi. Però anche questa cosa del veggente continua a fare un disegno un po' fumettistico. Fumettistico, Ci vero. piace questo fatto. Tornando O a Superman noi. che arriva sulla Terra con la capsula. Io È sono da Radio Baiano, in ritardo però con la macchina. Ragazzi, io dico le cazzate, diciamo, però non sono mai buttate lì. No. Che vai, continua, Francesca. Io continuo, la smetti, io Sì, continuo. continuo fra 2 o 3 minuti, vai. Lucciole perché? Perché hai scelto questo titolo? Ok, allora poi dopo dovrei chiedere a voi perché avete scelto voi le lucciole come titolo. No, comunque. L'intervista la facciamo noi a te. No, sto scherzando. Allora, diciamo che questo titolo deriva da un ricordo di quando ero bambino. Cioè d'estate mio padre mi ricordo che mi portava in questi campi, diciamo, a passeggiare, e di sera si vedevano appunto queste lucciole, questi animaletti luminosi, che naturalmente agli occhi di un bambino sono qualcosa di incredibile. E io chiedevo a mio padre, facevo papà, ma perché però sotto casa nostra le lucciole non le vedo mai, non le vediamo? E lui mi disse che le lucciole, e questa cosa penso che scientificamente sia testata, non lo so, però a me è rimasta questa cosa nella testa, che le lucciole si mostrano alla gente soltanto in luoghi dove l'aria è pulita. E quindi l'idea di queste 5 canzoni che compongono questo EP è un po' questa, cioè spero almeno che queste canzoni possano andare in giro a cercare aria pulita dove farsi ascoltare. Quindi diciamo l'immagine è un po' questa. Quindi stasera l'aria pulita l'ho trovata a Baiano. Qui c'è tanta aria pulita. Quei suoni che sentivamo quella cosa là, sono due messaggi che ci sono arrivati. Iniziamo col botto, iniziamo quest'anno. Posso Mi leggere? fottili proprio. Allora, innanzitutto ringraziamo per i messaggi che ci stanno arrivando, però vi ricordiamo, firmatevi, altrimenti non possiamo salutarvi. Allora, qui Ringraziamo il numero. il numero 340 Basta. bip bip bip. Saluti alle Puc da Ngoppalkestel. E poi ci è arrivata anche una fotografia, ci è arrivata. E poi fotografia Le da 366 bip bip bip. Puc si Le Puc si preparava e abbiamo la preparava. foto, non c'è. Foto. Fantastico, no? Questi qua sono i miei coinquilini. Li salutiamo. Continuate a scriverci, fate delle domande a Giacomo e firmatevi, così vi salutiamo. Salutiamo Giuseppe, Giovanni e Francesco, che sono i miei coinquilini, hanno scritto i messaggi. Salutiamo. Allora, infatti, da gnoppa purio ci scrive il numero che ci ha mandato la foto. Che significa da gnoppa Da purio? gnoppa pure io, Da questo non lo gnoppa so. purio. Palesati. Palesati, Esprimiti. esprimiti. Noi intanto, mentre cerchiamo di capire, Cosa c'è? di comunicare, Chiameremo un attimo l'Accademia della Crusca per capire. ascoltiamo il secondo singolo tratto dall'EP Lucciole di Le Pucca, uscito il 19 settembre. Quindi ascoltiamo Mario di Le Pucca e torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Lasciate che vi spieghi brevemente un po' chi sono io. Mi chiamo Mario, faccio il benzinaio, ho 40 anni e ancora credo in Dio. E non mi perdo, non mi confondo per le strade di una società che in fondo non mi ha mai accettato, mi ha sempre rifiutato ed alla fine mi ha pure derubato. Ehi voi, lasciate che vi spieghi brevemente un po' chi sono io. Dico proprio a voi, mi chiamo Mario, ho 4 figli, una moglie ed un lavoro che non è esattamente il mio. A 20 anni mi hanno detto: no, 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 sei troppo giovane per fare l'architetto. E da 40 mi hanno detto: sei già morto per tutte le occasioni che non hai colto. Però ho ancora un po' di voce, un po' di voce per dire quello che non mi va. Gente che non crede, gente che non spera, gente che ancora si concede da mattina a sera e gli passa il minimo. Lurido salario indispensabile, senza contare che urlare è possibile. Gente che non crede, gente che non spera, gente che ancora si convince che la crisi non sia vera e si limita. Per richieste inutili sperando che la vita prima o poi li liberi. Lasciate che vi spieghi brevemente come la penso io. Mi chiamo Mario, faccio il benzinaio e nonostante tutto credo ancora in Dio. Ma la speranza io non l'ho persa, nonostante l'esperienza mi abbia detto abbastanza su quello che la gente dice e soprattutto su ciò di cui si sente ancora la mancanza. Ma cosa pretendete che vi dica io?
Sono quel Mario che si è pure laureato e pretendeva di cambiare il mondo con l'aiuto del buon Dio. Ma la mia testa io non l'ho spenta, sperando di trovare prima o poi risposta a quello che la gente dice, soprattutto a quello che la gente ancora qui non pensa. Perché ho ancora un po' di voce, un po' di voce, per dire quello che non mi va. Gente che non crede, gente che non spera, gente che ancora si concede da mattina a sera e li passa il mini, lurido salario indispensabile, senza contare che urlare è possibile. Gente che non crede, gente che non spera, gente che ancora si convince che la crisi non sia vera e si limita, logora per richieste inutili, sperando che la vita prima o poi li liberi. E la TV ci dice che siamo tutti un po' malati, e la TV ci convince che siamo anche un po' spacciati. Medicine e convenzioni, pensioni e religioni, tutti schiavi dello spread e delle informazioni. No, 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 lasciami stare, lascia dire e poi pensare. La promessa di un eletto vale meno di una casa senza tetto. E sì, mi chiamo Mario e farò pure il benzinaio, ma ho voce a sufficienza per dire quello che mi passa nella testa. E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo appena ascoltato Mario, secondo singolo tratto dall'EP Lucciole di Le Puc. Andate su YouTube e cliccate. Chi ci ha scritto si è palesato e ci ha detto... Io volevo dire una cosa sulla canzone. Mi sto un secondo, sto parlando. Ci ha detto che anche lui abita sopra il Chestè e saluta Giacomo. Ha detto anche che sabato offrirà lui al Chestè e a tutti... Ci vediamo tutti là sotto. Davvero? Tutti quelli che stanno ascoltando la puntata. No, però aspetto una conferma di questa persona, perché così vengo anch'io. Intanto, Giacomo, tu vedi su questo tavolo c'è una campanella nera. Ok. Che si confonde col tavolo nero, vicino al mio telefonino nero, con la mia metà. Okay, no, però si vede e bene. E Nino adesso ti spiegherà a cosa serve questo gingillo. Sì, io non ho avuto tempo, però volevo farlo quest'anno. C'è bisogno pure dell'atmosfera giusta, della musica giusta. La settimana prossima porto la mia orchestra personale che suonerà per questo momento. C'è un motivo secondo il quale noi abbiamo questo oggetto che sembra un normalissimo campanello, dal suono potete anche verificare, ma in realtà ha dei poteri particolari. Perché? Rimanendo in ambito di veggenza. No, più che veggenza, questo è un problema di ansia. Vedete, Francesca, come tu mi hai chiesto, mi stai odiando? No, lo scoprirai dopo. Okay. È il momento di scoprire Francesca quanto ti ha odiato oggi. Nel senso che lei inizia una serie di domande ansiogene. Secondo io scappo sempre di solito. Cioè, ci sono gruppi, sono sciolti, che ha detto basta, non voglio suonare più, mi la do musica altro, non fa per me, mi do al circo, all'alcol, l'esclusolese. E tu puoi placare la tua ansia suonando questo campanello in qualsiasi momento. Cioè, stoppo la domanda. No, stoppi proprio me. Stoppi lei. Stoppo. Sì. No, vabbè, però non, cioè, non, cioè, lei ti fa la domanda, proprio lei è una sconfitta. Non funziona. No, con me no, perché lei porta ansia. Volevo io provare. Sono il salvatore. Però volevo essere prima a premerlo. Prima gli ospiti a premerlo. Però se stoppi me, ma come vai avanti da solo? Wow, Francesco, ho tante frecce nel mio arco. Ma per favore. Proprio così, io quest'anno sono cambiata, sono più serena, sono più amorevole nei tuoi confronti. Sì, è solo la prima puntata, Francesca, abbiamo un anno davanti. Lungo anno. Allora, tornando a Mario. Sì. Mario chi è? Allora, Mario... Allora, è un personaggio sicuramente inventato. Cioè, non prende spunto da nessuna persona che ho conosciuto di persona. Che in realtà è un po', diciamo, un unicum fra le canzoni che scrivo, perché generalmente mi ispiro a esperienze che vivo in maniera diretta, come fanno molti. Invece la storia di Mario è oggettivamente inventata di sana pianta. Diciamo che la percezione anche che ho avuto io del personaggio di Mario è un po' cambiata nel corso del tempo, perché all'inizio è nata come una canzone di protesta, in un certo senso, contro il sistema politico, contro lo Stato e via dicendo. È dovuta al fatto che era il periodo in cui le televisioni parlavano giustamente sempre di crisi, c'era la crisi economica e via dicendo, e quindi è nata un po' questa idea di un personaggio che in mezzo a questa crisi aveva fondamentalmente delle difficoltà. Poi però in realtà mi sono reso conto che Mario è un po'
è un po' vittima non solo del sistema, è un personaggio vittima non solo del sistema, ma anche un po' di se stesso. E in realtà a questa relettura, diciamo così, ha contribuito il videoclip che avete visto. Sì. Fra l'altro saluto Stefano Romano, che è il ragazzo bravissimo e super paziente che ha girato questo video, a cui sono già tantissimo affezionato, cioè io gli ho voluto molto bene perché è riuscito a rendere bene l'idea che volevo rendere con questa canzone. E, vittima di se stesso nel senso che Mario, pur protestando contro il sistema, in realtà si è un po' isolato, nel senso che è una persona che lo vedi nel video quando urla nel megafono è sempre da solo, oppure le persone che gli stanno attorno casomai fanno festa e cercano di coinvolgerlo in delle cose che non c'entrano assolutamente nulla con quello che lui sta dicendo in quel momento. E quindi è un po', diciamo, un personaggio rimasto ai margini della società, forse non è stato capito fino in fondo, ma neanche lui ha fatto fino in fondo quello che avrebbe potuto fare. E, diciamo, mi piace parlare di questa evoluzione perché sono convinto del fatto che anche una canzone, così come le cose che tutte le persone fanno quotidianamente, possano cambiare di significato con il corso del tempo. Cioè, diciamo, ho imparato a leggere Mario sotto un altro punto di vista. E quindi sicuramente, però, se, ecco, rispondendo in maniera più netta e decisamente più sintetica alla tua domanda, ti direi che Mario è stato un amico e anche un compagno di viaggio, nel senso che dal momento in cui l'ho scritta è un personaggio che mi ha sempre accompagnato. Infatti, mentre stavo a Salamanca, spesso la gente mi fermava per strada chiamandomi Mario, c'erano momenti che io fossi Mario, e così. E anche dei ringraziamenti della mia tesi di laurea non c'è nessun nome, l'unico nome che ho fatto è proprio Mario. Quindi l'ultimo ringraziamento, il professore non ha letto, non avrà mai letto quei ringraziamenti, però c'è scritto un ringraziamento speciale a Mario, che è un amico sincero e un compagno di viaggio. Un po' il tuo amico immaginario. Esatto, è un po' un amico immaginario. Quindi tu, quando scrivi, senti il bisogno più di raccontare te stesso o la realtà che ti circonda? Questa è una bella domanda, è complesso da dire, nel senso che sicuramente, diciamo che tramite la realtà che mi circonda cerco di parlare di me stesso, nel senso che difficilmente parlo in prima persona. D'altra parte Mario è l'unica canzone in cui parlo in prima persona, però in effetti è come se io fossi Mario. Una maschera, diciamo, in quell'occasione. E, però in genere cerco di parlare di me tramite quello che mi circonda, nel senso che prendo molto spunto dal contesto in cui nascono le canzoni, idee che spesso mi vengono suggerite anche da personaggi, diciamo così, della strada, e quindi che ispirano determinati fatti che casomai non sono esistiti, però nella mia testa più o meno potrebbero esistere, diciamo, verosimili, diciamo così. Io direi di fare la prima canzone live, se le PUC vuole. Certo. Cosa ci fai ascoltare? Allora, vi faccio ascoltare uno dei pezzi a cui sicuramente è uno di quelli a cui sono più affezionato, e è una canzone in cui fondamentalmente parlo di cose che non mi vanno particolarmente a genio, diciamo così, di cose che non sopporto. E è una canzone che però, anche questa per esempio, prende spunto da una cosa che mi è successa, ma che succede un po' a tutti, cioè quando finisce di piovere, andando per strada, capita spesso che nonostante sia uscito il sole, nonostante comunque la pioggia sia finita, un'ultima goccia di pioggia cade dalle avanzate delle finestre e cade esattamente sul collo, generando un brivido di freddo particolarmente fastidioso. E quindi, partendo un po' da questa immagine, nasce questa canzone che appunto si intitola La goccia di pioggia, e riprende, come dire, alcune immagini appunto che di cose che non mi vanno particolarmente a genio. Tu hai un secondo solo. Vai. Sono pronto ora. Maria si lamenta sempre per le cose che non vanno bene, che non vanno male, insomma si lamenta mentre Pina si accontenta anche di una pizza fredda la mattina, colazione appena sveglia. E mia madre che mi dice deve presto, che fai tardi, l'abbastanza non la ordini da anni, ma che vuoi, ma che fai, ma che sei? Io mi ritrovo sempre, quindi sono fatti miei. Pensiero alla birra finita, dal caffè che mi è caduto addosso. Un pensiero alla gente finta, dall'amico che finge di aver bevuto troppo. Non so se è presente quell'unica goccia di pioggia che dopo la pioggia ti scivola sotto il cappotto. Non so se è presente quell'unica goccia di pioggia che dopo la pioggia ti scivola sotto il cappotto. Precisa al solito posto. Oh 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 oh. Oh 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 oh. E
come ogni anno mi ritrovo a dire cose che non vanno con i miei amici, che non sanno cosa fare a Capodanno. Sì, lo so, era ieri Ferragosto e stavo lì a lamentarmi dell'arrosto, che era troppo crudo, era troppo cotto, era un po' salato, era un po' più dolce di un biscotto. Ma che vuoi, ma che fai, ma che sei? Alla fine a pensarci sono sempre gusti miei. Un pensiero ai miei capelli, che ogni giorno sono diversi, e dagli spot pubblicitari che ci lasciano perplessi. Non so se è presente quell'unica goccia di pioggia che dopo la pioggia ti scivola sotto il cappotto. Non so se è presente quell'unica goccia di pioggia che dopo la pioggia ti scivola sotto il cappotto. Non ci sta al solito posto. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Un pensiero a Gino, un pensiero a Paolo, un pensiero a Mario che è partito e non sarebbe mai tornato. Un pensiero alla lampadina rotta, un pensiero alla mia testa che oggi non mi ascolta. Un pensiero alle parentesi nel mezzo dei discorsi, un pensiero a quei parenti che saluti e non conosci. Un pensiero a quelle scuse già ascoltate mille volte. Un pensiero alla politica e a tutte le sue facce. E un pensiero a quelle idee che vorrei pronunciare, e ogni singola parola che vorrei pronunciare. Non so se è presente quell'unica goccia di pioggia che dopo la pioggia ti scivola sotto il cappotto. Non so se è presente, oh oh, quell'unica goccia di pioggia che dopo la pioggia ti scivola sotto il cappotto. Precisa al solito posto. Grazie, grazie. Il primo live è andato, abbiamo inaugurato ufficialmente i live di differenti. Un piacere, con la goccia di pioggia. Con la goccia di pioggia. Tra l'altro, la prima volta che ho suonato questo pezzo, l'ho suonato dal vivo al 2 anni fa, ormai è successo questo, ho aperto il concerto di Fabrizio Moro in un paese in provincia di Potenza, e c'era stata tutta la sera, aveva piovuto tutto il giorno, e io ebbi la sfortunata idea di presentare, diciamo così, tra virgolette, in piazza questa canzone, e appena dissi il titolo, giustamente la gente che stava dal pomeriggio ad aspettare il concerto disse: mazza, questo porta proprio sfiga. Poi fortunatamente però gli spiegai il pezzo, disse: guarda, in realtà è diverso, perché l'ultima cena di pioggia è quella che viene dopo la pioggia, quindi e poi però la serata sinceramente andò bene, cioè non successe niente, quindi spero che vi porti fortuna anche a questa canzone. Speriamo. Nino, come al solito io ti chiedo commenti a caldo. Che il mio commento è che è veramente infame la goccia di pioggia. Esatto, io spero sempre di trovare gente che si ritrovi in queste immagini. È veramente infame, cioè io mi è successo domenica sera la cosa, che stavo a Via Toledo, vi racconto questo episodio, stavo mangiando un pezzo di pizza e stavo cenando, l'unica, cioè non pioveva, l'unica goccia in testa a me sotto a sta pizzeria, cioè è infame, era piovuto il pomeriggio, la cosa ma bella. Ma interessante. No, però è bello sentire, perché a volte quando presento questo pezzo dico: ma è una cosa che capita soltanto a me, cioè sono l'unico scemo che e si prende questa goccia, cioè, ma su una strada intera l'unica goccia in testa, cioè una strada intera stiamo parlando, ragazzi. Vabbè, esatto. Tu comunque hai già un background un po' particolare, hai tutta una vita un po' triste, quindi questa goccia cade su di te a proposito. Cioè, dopo quando elencheremo tornando a noi, prima che tratta voi, una cosa che ho dimenticato di dire prima, che questo campanile in realtà ha una seconda funzionalità che scopriremo dopo, durante il corso della puntata, nel momento più hot addirittura mi devo togliere il cappello dopo vedremo. Tornando a noi, dopo aver ascoltato attentamente tutto il tuo EP, sì. Grazie. Mi è venuta in mente per certi versi un'espressione di Calvino, cioè la leggerezza pensosa, perché tu secondo me riesci a raccontare con molta leggerezza temi che comunque possono essere profondi per noi, ma soprattutto per te. Quindi volevo sapere se questa è un'attitudine tua spontanea o una scelta studiata. Ok, mi fa molto piacere questa cosa che mi hai detto, grazie mille. No, in effetti l'intenzione è proprio quella, cioè è proprio centrato in pieno l'idea del progetto Le Puc. Okay. Ma parte anche da una presa di coscienza, nel senso che adesso, tornando ai grandi classici della canzone d'autore italiana, non mi sentirei mai capace, forse nessuno si sentirebbe capace di eguagliare quei testi, però in generale affrontare, come dire, un testo in una maniera più, tra virgolette,
seriosa, soprattutto quando si tratta di cose, diciamo così, importanti, probabilmente non ci riuscirei. Invece, prendendo in giro prima di tutto me stesso, perché comunque la goccia di pioggia fondamentalmente è un po' una presa in giro di me stesso, perché lo sfigato appunto che si trova proprio in quel momento a passare dove sta cadendo quell'unica goccia di pioggia, diciamo, rappresenta proprio quello che hai detto tu, cioè parlare di cose anche, diciamo così, importanti. Poi nella goccia di pioggia ci stanno, diciamo, varie qualche frecciatina, diciamo, durante il pezzo, però in una maniera leggera è quello che mi piacerebbe riuscire a fare un pochino in tutte le canzoni. Diciamo che questo è un po' il contesto di composizione, diciamo così, all'interno del quale mi sono ritrovato. E anche qui naturalmente non sono il primo a farlo, però prendo spunto anche da altri, per esempio un cantautore più, sicuramente più contemporaneo che io ascolto molto e che lui, anche lui a sua volta sicuramente prenderà spunto da altri, però per me Bruno Risas è uno di quelli che un pochino rappresenta un po' questo ironizzare anche su se stesso, sul prendersi in giro, però riuscire anche a trattare di cose a volte in determinati pezzi, mette, diciamo, delle cose molto anche molto tristi, però ti riesce sempre a strappare una risata, diciamo, un sorriso almeno. Io direi di ascoltare un altro pezzo tratto da Lucciole, l'EP di Le Puc. Ascoltiamo la quarta traccia dal titolo Chi sarò e torniamo fra pochissimo ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Mezzo pieno, mezzo vuoto, non ricordo bene se sono vivo oppure solamente sono la cornice vuota di una vecchia foto, strappato un giorno in cui evidentemente mi sentivo solo. E non bado alla pioggia che mi bagna con le cuffie nelle orecchie, o cammino per la strada, vado a chiudere tutte le parentesi. Un paio di scuse non usate per favore, cercasi, lasciami, non vedi che mi limiti, tutto quello che mi dici mi procura altri lividi. E non sono più capace di reagire, dire quel che penso senza più il bisogno di dover fuggire. Progetti su progetti, hai trovato i tuoi difetti, tu li accetti a malincuore perché pensi meglio vivere sicuro del domani che stare fermo a vivere con la testa fra le mani. Guardami bene, non sono quello vero, sono la copia di mille altre copie ancora. Io chi sono non lo so, tanto meno chi sarò, la brutta copia di mille altre copie ancora. Capisci, mi comprendimi, il tempo è sempre meno e forse inutile rifletterci, inutile cercare di capire il consiglio di qualcuno a cosa serve. Sei sempre stato tu quello che al finale perde. Mi muovo sulle strisce disegnate sulla strada da macchine di fretta che vanno verso casa e non mi equivoco neanche di un millimetro. Non sia mai mi perdo ed esco fuori dal perimetro. Rumori dal basso mi dicono attento, mi dicono guarda, non hai molto tempo. Cerca di trovare soluzioni, o almeno dei pensieri, lascia solamente quelli buoni. Massico nuvole, il profumo delle favole, massico storie belle che ti dico cosa è meglio fare. Ma provando scarpe nuove ad ogni passo, mi accorgo che sono strette e puntualmente io le cambio. Guardami bene, non sono quello vero, sono la copia di mille altre copie ancora. Io chi sono non lo so, tanto meno chi sarò, la brutta copia di mille altre copie ancora. Guardami bene, non sono quello vero, sono la copia di mille altre copie ancora. Io chi sono non lo so, tanto meno chi sarò, la brutta copia di mille altre copie ancora. Perso in un bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto, non ricordo bene se sono vivo oppure solamente sono la cornice vuota di una vecchia foto, strappata un giorno in cui evidentemente mi sentivo solo. E siamo tornati ad Indifferenti, sempre su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Chi sarò, quarta traccia dell'EP Lucciole di Le Puc. A questo proposito, sì, analizzando sempre tutte le canzoni di questo EP, volevo chiederti, visto che ho notato che in molte canzoni tu ribadisci di non aver capito ancora chi sei veramente, okay, quindi volevo sapere quanto la musica ti sta aiutando in questa costante ricerca di te stesso. Sì. In effetti il periodo, diciamo, in cui ho pubblicato questo EP
È stato un periodo un po' particolare, perché ero appena tornato dall'Erasmus ed stavo un po' in una crisi di, diciamo, di identità, nel senso che non sarei mai voluto tornare a casa, volevo ripartire, ero tristissimo, la cosiddetta depressione post-Erasmus l'ho vissuta, diciamo, pienamente. Però al contempo sono tornato a Napoli anche immergendomi in una dimensione un po' diversa, nel senso che tornato dall'Erasmus, pochi mesi dopo mi sono laureato. E quindi mi sono trovato anche nella situazione di dover decidere cosa fare. Non parlando soltanto di musica, ma di cose, diciamo, attinenti con quello che avevo studiato. E quindi è stato un po', diciamo, un periodo di transizione un po' particolare. E quindi, in particolare, diciamo, per esempio, questo pezzo rappresenta bene quello che dici tu, nel senso che effettivamente mi chiedevo chi sarei potuto diventare, cioè continuando a suonare, ma facendo anche forse qualcosa di diverso, diciamo, attinente a quello che avevo studiato e così via. E quindi anche un po', diciamo così, rimane il timore in questo pezzo di continuare a non sapere chi sono, e domandandomi appunto chi sarò. E quindi, diciamo, nella speranza di trovare uno sbocco giusto per la mia vita. Poi però in realtà, dovendo, probabilmente oggi questo pezzo non mi rappresenta neanche più di tanto, perché questa crisi di identità che in un certo senso vivevo, l'hai superata? L'ho un po' superata. Nel senso, questo contrasto fra Giacomo e le PUC forse non esiste più così tanto. Cioè, ho soltanto capito che devo dividermi. Diciamo, c'è il momento per essere Giacomo e quello per essere le PUC. Che poi influenza molti aspetti della quotidianità, anche nel rapporto con gli altri, nel relazionarmi con gli altri. Forse Giacomo è leggermente più introverso rispetto alle PUC, che invece, almeno io me lo immagino, sempre tornando sull'idea del fumetto, lo disegno un pochino più estroverso, che se si trova davanti a un pubblico di persone a suonare dice cose che probabilmente Giacomo non direbbe, cioè cose non brutte, però che, diciamo, si concentra appunto più sulla musica, su questa passione sicuramente. Tu, oltre a scrivere pezzi, a fare musica, se non sbaglio scrivi su una testata giornalistica, sì, esatto. Giusto? In un articolo che ho sbirciato, sì, hai scritto che quella dei cantautori è una specie a rischio. Ok. Perché? Allora, diciamo che sì, l'articolo forse l'ho scritto un po' di tempo fa, però era un po', diciamo, il periodo a cavallo con la nascita, diciamo, anche di questo dell'indie di cui parlavi tu prima, no? Però, diciamo, parlando di indie per parlare poi di un contesto musicale, sì, non sì, di un genere, e quindi, diciamo, di questa diciamo, tendenza a scrivere molta musica in, diciamo così, in chiave di musica elettronica e via dicendo. Molti dei cantautori che sono usciti negli ultimi anni hanno questa influenza un po' elettronica, da Motta a Calcutta, senza poi giudicare nessuno, diciamo così. Però, diciamo, l'immagine del cantautore un pochino voce e chitarra, secondo me, in quel momento in cui l'ho scritta mi stava venendo un po' meno, e quindi scrissi questo articolo. Forse per oggi, dovendolo riscrivere, cambierei un po' idea. Cioè, era un periodo forse un po' di depressione musicale, tra virgolette, cioè in cui non trovavo esattamente dei punti di riferimento, non nel passato ma nel presente. Anche perché, come molti, sono di quelli che fino a un certo momento ho ascoltato soltanto musica appartenente agli anni 70. Poi con il tempo mi sono riconosciuto anche in altre cose, anche, diciamo, in questo nuovo cantautorato ascolto molti, diciamo, di questi cantautori che sono usciti negli ultimi anni, Bruno Risas, per esempio, che ho nominato prima, Dente, e via dicendo, molti, molti spunti ci sono, però in quel momento ho visto un po' una crisi, diciamo, di questo modo di fare musica. Quindi un cantautore, ad oggi, un cantautore per te come dovrebbe essere? Questa... Ma a me piacerebbe rivedere un Dalla, sinceramente. Io sono un grande, magari, un grande fan di Lucio Dalla. Però sono, come dire, cantautori che, non lo so, qualsiasi cosa scrivevano non la sbagliavano mai. Sia dal punto di vista testuale che dal punto di vista musicale. Sono pochi quelli che dici, mamma mia, questo ha fatto un pezzo incredibile, non ne sbaglia uno. E io sinceramente, quando ascolto Dalla, incontro sempre ricerca sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista dei testi, la vocalità che aveva lui anche nel canto, eccetera, dei livelli che secondo me difficilmente potranno essere toccati di nuovo. Me lo spero, sicuramente non sarò io, però spero che nasca qualcuno così. Però sì, per me, quando io penso al cantautore, penso a Dalla. Ultima domanda e poi lo facciamo suonare ancora un po', perché vogliamo ascoltarlo dal vivo ancora.
hai una canzone nel cassetto, cioè una storia in particolare che vorresti raccontare, però che non è ancora nata del tutto? Una canzone in particolare? Sì, forse sì. Non so, c'è un personaggio di cui mi piacerebbe parlare, che mi incuriosisce, parlando di, diciamo, di ispirazioni strane. Però mi interessa, non so, un uomo che vende gli ombrelli. Perché secondo me mi immagino una persona che nasce, vuole salvare il mondo e quindi vuole fare in un certo senso il supereroe, ma si rende conto di non avere dei superpoteri e quindi decide di salvare la gente riparandola dalla pioggia. Quindi vendendo degli ombrelli. È una cosa... Ci piace, poi ce la fai ascoltare poi. Quando esisterà questa canzone. Quando esisterà. Adesso cosa ci fai ascoltare? Adesso vi faccio ascoltare un pezzo che in realtà non è contenuto nel mio EP. Però vi voglio di farvelo ascoltare. In un certo senso è un po' un esperimento. Non è proprio una canzone d'amore. Ci si avvicina, in un certo senso. Anche qui, anche in questo pezzo mi prendo un po' in giro. Diciamo appunto che per me è un po' un esperimento, se così si può dire. E il titolo è A proposito di noi. Posso? Dammi tu il via. Diciamo che io ho sempre pensato che scrivere canzoni d'amore sia la cosa più difficile che esiste. E probabilmente non ci riuscirò mai, neanche in questo caso ci sono riuscito. Però parlare d'amore è facilissimo essere banali. E spero che questa canzone quantomeno non sia così banale. Sai cosa si dice di te? Che parli le lingue del mare, torni a casa ogni notte alle 3. Sai cosa si dice di te? Che sai navigare e cantare nel mare più alto che c'è. Ancora mi confondo fra le parole buone e quello che mi fai. Ma un po' mi riconosco in quello che mi dici a proposito di noi. E tornerò da te ogni volta che mi dirai mi manchi. E me ne andrò da qua ogni volta che tu mi dirai. Ancora presto, oh 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 oh. Fa 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 fa. Sai cosa mi piace di te? Insegni a guardare le cose come se il tempo non c'è. Sai cos'altro mi piace di te? Che sai navigare e cantare nel mare più alto che c'è. Ancora mi confondo fra le parole buone e quello che mi fai. Ma poi mi riconosco in quello che mi dici a proposito di noi. E me ne andrò da qua ogni volta che mi dirai ancora presto, oh 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 oh. E tornerò da te ogni volta che mi dirai mi manchi. E allora a mezzanotte la notte finirà sulle parole di chi d'altronde in parte già sa se tornare a casa a piedi felice e contento, se ogni sogno tornerà là dentro al cassetto. Allora a mezzanotte la notte finirà sulle parole di chi d'altronde in parte già sa se tornare a casa a piedi felice e contento, se ogni sogno tornerà là dentro al cassetto. E allora fa 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 fa. Grazie. Bravo, bravo. Grazie mille. Nino, spostati.
e via. Vai via. Questo campanello lo voglio anch'io. Nino, ringrazio Nino, lo dico di nuovo, ringrazio Nino per la regia, no perché la faccio io, però per i video, per la qualità dei video, per la compagnia, la macchina fotografica nuova. Se mi sento un po' debilitato è perché ho venduto un rene per acquistare la nuova Reflex che si è rotta la vecchia quest'estate, quindi se potete fare un'offerta per la mia campagna crowdfunding... Commenti a caldo, Nino. A me piace tantissimo questa canzone. È vero, cioè, questo quindi... grazie mi è veramente piaciuto molto. Un po' seccato, però. E non ma fa niente, nel live ci sta, rende il live più bello, la stecca. No, ma rende anche la canzone più... più vissuta, più vera. Più cruda. Grazie, vero. È vero, questo è vero. E poi si avverte il live, la bellezza del live è anche questa. Poi parliamo un po' della scena musicale campana, sì, in generale. Di cosa senti la mancanza attualmente musicalmente in Campania? Ma se devo essere sincero non sento molto la mancanza, nel senso che penso ci sia un po' tutto. Non sono proprio un amante della musica, della canzone napoletana, ma non faccio una critica alla musica napoletana, semplicemente a volte non mi arriva come mi arrivano altre cose, forse non essendo campano e quindi non percepisco la musicalità di determinate cose. Però è una cosa che ci sta e oggettivamente non se ne può riconoscere, diciamo così, il valore. E poi d'altra parte, a livello, come dire, di cantautori ne conosco tanti che mi piacciono, che personalmente ascolto. E se poi posso fare pure qualche nome. Vai. La settimana scorsa, per esempio, sono andato a vedere il concerto di Lelio Morra, che per me è bravissimo, cioè l'ho sempre ascoltato, l'ho visto già due volte dal vivo, ma è stato un concerto fantastico. E poi, vabbè, poi ne approfitto anche per salutare un grande amico che sicuramente è stato qui, che è Roberto Ormani. Ciao Roberto, ti vogliamo bene! È tutto il quartetto, Marco, anche l'ingegnere, Enrico, il maestro, Roberto, Enrico, e Antonio. Tutti, anche Antonio la New Entry, che è simpaticissima, vi vogliamo tanto tanto bene, sono stati anche nostri ospiti all'anniversario, veramente sono nel nostro cuore. E la sera prima dell'anniversario abbiamo suonato insieme, sempre sì, è vero, sempre all'MMB. Un concerto insieme. E spero che, diciamo, di ripeterlo presto questo concetto. E quindi, e poi ti dico la verità, a parte il fatto da, ma ti dico tantissimi gruppi, dalle Isole Minori Settime a vabbè, anche, diciamo, a quelli, diciamo, tra virgolette più affermati, da Newt, cioè ce ne sono tanti nomi, secondo me non manca qualcosa. La scena mi piace molto, un panorama abbastanza eterogeneo, sì, secondo me, sì. E poi la cosa che mi piace è che si avverte abbastanza solidarietà, almeno, diciamo, la per esempio la, come dire, anche la collaborazione con Roberto nasce in un certo senso da una voglia comunque anche di sostenersi in maniera reciproca. Poi naturalmente uno si appassiona più o meno al progetto dell'altro, no? Quindi ci si diverte insieme, quindi questa è la cosa bella. Però non è una cosa scontata, cioè il fatto che comunque due cantautori che comunque mantengono la loro identità, il loro progetto, decidano anche di cantare le cose dell'altro. È vero. E questa è una cosa che, non lo so, mi piace e che secondo me a Napoli si vede spesso, per esempio le Isole Minori Settime che ho nominato prima sono un esempio di questa cosa, che comunque tre cantautori che stavano ognuno per fatti suoi, loro decidono di suonare insieme, però in assoluto non è una cosa così scontata e non penso che si veda dappertutto, diciamo così, e quindi questa è una cosa bella che Napoli ha forgiato, diciamo così. Beh, è bello cominciare con così tanta positività quest'anno. Sì, mi assolutamente piace. Vuoi spiegare l'altra funzione del nostro aggeggio? Sì, giusto che detto, non dire aggeggio così. Aggeggio, gingillo. Non fa tipo come oggetto. Ok, vabbè. Tornando, visto che siamo stati troppo buoni fino ad ora, ogni supereroe comunque ha il suo lato cattivo e noi dobbiamo farlo emergere. No, sono poliglotta, conosco troppe lingue, ma comunque dobbiamo far uscire fuori questo lato anche cattivo del supereroe in questione che abbiamo qui con noi stasera. Come Spider-Man che diventa nero. Sì, cioè, e appunto il campo di colore è nero, tutte cose che coincidono. Adesso avrai a tua disposizione, sì, un minuto o di meno, 30 secondi. 30 sì, secondi? Oddio, che devo ma chi li conta? Il timer dove mettere. Dai, facciamo così. Ma è una cosa imbarazzante. No, sì, no, è un po' sì. Hai 30 secondi per sfogare tutto questo lato, questo lato oscuro che hai dentro di te, mandando nell'unico momento della puntata a fare quel paese, okay, chiunque tu voglia, chiunque durante gli anni. Mamma mia, ok, no, pensandoci bene non è così difficile.
Quindi io adesso, da questo momento in poi, clicco. Però non sarò volgare, cioè sarò comunque mantengo No, no, un mantieni sempre certo una certa poetico, sobrietà. una certa poesia. Sì, noi concediamo, sappiamo, dobbiamo concedere ai nostri artisti anche quel poco di lato oscuro che Sì, un piace po' comunque alla di libertà. folla, Ok. che è quel poco Ok, dell'artista ci piace creativo. questa cosa. Io sto per andare, vado. Allora, diciamo faccio una critica molto generale a delle persone, non faccio nessun nome, ma in realtà un nome in particolare non mi verrebbe nemmeno. Ovviamente al giorno d'oggi tutti utilizziamo i social, e anche e soprattutto chi fa musica e quindi è costretto in un certo senso a farsi pubblicità con le varie pagine e via dicendo, però delle persone che purtroppo io non sopporto più sono quelle che fanno quei commenti molto poco informati, che commentano qualsiasi cosa tramite Facebook, tramite i social e sentono la necessità, diciamo, di commentare qualsiasi fatto che succede, no? Il tipico personaggio che muore Michael Jackson e deve scrivere: mamma mia, Michael Jackson, ma Michael Jackson non ho mai sentito. Oppure, diciamo così, anche ma politica, qualsiasi cosa, non lo so. E poi mi dà fastidio, però, in realtà, ancora di più, chi dice: mamma mia, ragazzi, ma ha bisogno però di scriverlo su Facebook. Mamma mia, ragazzi, ma è possibile che anche questa volta dovete parlare del terremoto, che è una cosa così seria, ne dovete parlare, però anche tu in quel momento ne stai parlando. Capito? Allora, io dico io, non parlate e basta, utilizziamo Facebook per condividere le foto con gli amici ed essere felici e contenti. E volerci bene. Ah, il primo sfogo dell'anno, che è stato comunque cioè, È è stato una costruttivo. sacrosanta verità, è Vediamo, non vero. penso che servirà molto, però. Sono soddisfatto. Sì, Stasera qualcuno dirà: ma anche quelle pucche che parla male di noi che parliamo io delle cose. perché anche io non sopporto queste cose. Quindi io direi di ascoltare un'altra canzone prima di tornare per le ultime domande e per i saluti finali. Ascoltiamo l'ultima traccia dall'EP Lucciole di Le Puc, che è Cartoline. Noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. A te che ti svegli la mattina presto per andare a lavorare in quell'ufficio brutto, non ti è mai piaciuto, ma sai benissimo che sei costretto. Dedicata a quella mamma che non si risparmia, che non pensa a sé neanche quando è molto stanca e preferisce consumare le unghie delle mani anziché vedere i figli tristi e sconsolati. Dedicata a te che senza dubbio non hai voglia di parlare, tanto qui a nessuno poi importa che la notte piangi forte, perché il tuo amore dà le botte. Canto per chi nessuno ha cantato mai, per il figlio un po' distratto, per il padre indaffarato, oh. Canto per chi nessuno ha cantato mai, per gli artisti delle strade, il panettiere sotto casa. Dedicata a quel ragazzo che ti chiede spicci, che ti lava i vetri quando sei fermo all'incroci e ti sorride per una moneta persa nella tasca della giacca. Dedicata a quell'amico che si muove in bici, la ragazza lo ha lasciato perché è troppo presto e si lamenta della crisi anche se di economia non ha mai capito nulla. Dedicata a te che senza dubbio non hai voglia di dirmi la tua storia, anche se a me importa, e
preferisci stare zitta nell'angolo di questa piazza. Canto per chi nessuno ha cantato mai, per i bambini sulle barche, per il bidello della scuola, oh oh. Canto per chi nessuno ha cantato mai, per gli spazzini delle strade, i rifugiati nelle tende. Tu, tu, ru, tu, ru, tu, canto per me, che forse ho troppi sogni. Tu, tu, ru, tu, ru, tu, canto per me, che a volte penso troppo. Tu, tu, ru, tu, ru, tu, canto per me, senza troppi complimenti. Tu, tu, ru, tu, ru. E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo appena ascoltato Cartoline dall'EP Lucciole di Lepuc, che è con noi. Sì. Allora, oddio, ho sbattuto, non volevo. Sta bene, stanno bene le lucciole. Adesso io rubo una domanda inventata da Nino, però lo dico che è rubata. Se dovessi descrivere la tua musica con tre parole, quali sceglieresti? Oh, mamma mia. Ma sicuramente è ironia, c'è molta ironia, come abbiamo già detto prima, un po' di spensieratezza, ma pensieri, diciamo così. Tre parole, devo fare una frase compiuta, completa. No, no, però nel senso, pensieri nel senso di pensieri nel senso di paranoie, di non lo so, di dubbi, in questo senso, pensieri molto vari e poco omogenei fra loro. Io sono una persona molto paranoica e soprattutto ipocondriaco. In qualche testo cerco di svelarla questa cosa, ma non emerge sempre. Però quando sono in genere mi prendo anche in giro sotto questo punto di vista, cioè sono un tipo che ha molto paura delle malattie, sempre pensa di avere qualcosa addosso e... Ah, anche io lo faccio. Sì? Ok, allora confermo. Non mi sento solo, non mi sento solo. E quindi, però sicuramente, ecco, l'ironia è sicuramente, diciamo, sta alla base di questo. E poi, non lo so, è difficile come domanda. Però sì, diciamo, però l'idea delle paranoie che un pochino ispirano i pezzi anche mi piace. Sì, definitivo, l'accendiamo. In Fuori Onda ci è stato proposto un ultimo pezzo live. Noi lo facciamo proprio. Lo facciamo? L'ho accesa. Accendiamo? Cosa ci fai ascoltare ancora? Allora, vi faccio ascoltare Scusi Signor Tempo, che sarà il mio primo singolo, che è una canzone, fra l'altro. Il video di questo pezzo è stato girato proprio a Salamanca, dove prima, di cui prima vi parlavo, ed è una canzone a cui sono molto affezionato perché, non lo so, penso che, vabbè, quello del tempo è un tema un po' evergreen, tra virgolette, come si può dire, nel senso che più o meno tutti ne hanno parlato, però il dramma, diciamo così, del tempo che passa, secondo me, è condivisibile da tutti. Cioè qualsiasi età vive il suo dramma con il tempo, a un certo punto non si rende conto che sta crescendo troppo in fretta, però quando si è piccoli anche si ha un certo dramma, un certo timore del tempo, no? Lo vedo per esempio con le mie nipotine piccole, che dicono: no, ma io sono già grande, voglio diventare grande. Io dico: rimani così, aspetta, magari fossi sei al posto tu. E quindi nasce questa canzone, anche questa scritta, diciamo così, in una fase di passaggio, in un certo senso, quando mi sono reso conto che veramente il tempo stava passando in maniera molto veloce e io, come appunto dicevamo prima, non sapevo bene dove collocarmi. E quindi qui semplicemente chiedo scusa al tempo e gli chiedo gentilmente di rallentare un pochino, di lasciarmi stare. Mi chiedo come fanno quei signori grandi a rimanere seri, a non cadere mai, a rispettare tutti i loro impegni, ad essere puntuali agli appuntamenti che si segnano sopra le loro agende, chilometri che senza titoli di coda, che ansia che mi viene. Scusi signor tempo, vorrei stare ancora un po' steso sul divano a guardare la TV, le dispiacerebbe
voltarmi le spalle, come fanno le persone quando dicono da fare. Io sono uno di quelli che non ha ancora capito se vuole fare il pompiere, l'astronauta o il calciatore. E io sono uno di quelli che non si chiede mai perché il tempo passa anche per chi resta bambino nella testa. Capito bene o male che la vita è un brutto affare, che se ti concentri troppo rischi di restare sotto, e che le cose che non dici e che ti limiti a pensare ti rimangono sospese per non saperle spiegare. Che vuoi diventare grande, vuoi diventare serio, che vuoi diventare padre, che vuoi diventare genio. Ma nessuno qui ti ha detto che per essere qualcuno non ti basta essere pronto, ma ti serve un po' di cu. Cu, cantava. Cu, credeva. Sognava, cresceva. Scusi signor tempo, vorrei stare ancora un po' steso sul divano a guardare la TV. Le dispiacerebbe voltarmi le spalle come fanno le persone quando dicono da fare. Io sono uno di quelli che non ha ancora capito se vuole fare il pompiere, l'astronauta, il calciatore. Sono uno di quelli che non si chiede mai perché il tempo passa anche per chi resta bambino nella testa. Bambino nella testa. Bambino nella testa. Bambino nella testa. Grazie. Grazie, grazie mille. Bravo, 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 bravo. Grazie davvero. Spostati sempre. Ma tu ti metti, cioè ti nascondi dietro. È mio per non dare fastidio al tuo lavoro professional. Ascidio. Ultimo commento a caldo. Questa volta serio, vogliamo sapere cosa ne pensi di Giacomo Palumbino in Arte le book. Prima cosa, meno male che abbiamo fatto questo altro pezzo. Bello. Ci stava. Sì. Grazie, grazie mille. E cosa ne penso? Che comprate l'EP, ascoltatelo, vedete i video su YouTube, cercate la pagina, ascoltatelo, perché ne vale la pena. È vero. Grazie, è vero. Mille. Questo è proprio mi aggancio a questo tuo commento. Innanzitutto, dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare Lucciole? Ma guarda, fondamentalmente per il momento è possibile, lo puoi cercare in tutti i negozi di dischi, ma non lo troveresti. Però lo puoi trovare nel mio zaino, quando, in particolare quando vado a suonare, che sicuramente lo potete acquistare, diciamo così. E, per il momento ascoltarlo soltanto su YouTube. E, diciamo che adesso sto lavorando a qualcosa di nuovo, non svelo niente, però comincio a dire qualcosa. Se no poi arriva all'improvviso e tu guarda, hai fatto sto fatto e non te ne nessuno, e da dove sei uscito? Diciamo che però presto ci sarà qualche novità. Non ne parlo perché semplicemente anch'io sinceramente non so ancora bene a cosa sto andando incontro, però seguitemi, che mi fa piacere, quindi staremi accanto, diciamo così. Dove è possibile seguirti sui vari social? Sicuramente su Facebook, sulla pagina Le Puc, che si scrive così come si legge, è tutto attaccato, e su Facebook e Instagram, che sono i social network che uso principalmente, diciamo. E prossime date live probabilmente ce ne sarà una a dicembre, ma non è ancora, diciamo, non siamo ancora sicuri di questa. Quindi sarà sorpresa, diciamo così. Basta seguirti un po' alla volta. Sì. Però ci vuole tempo. Le novità adesso sarà un po' un periodo di pensieri e ripensamenti. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, per aver inaugurato questa. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Per noi è stato un piacerissimo averti qua con noi. Scuso pubblicamente per il ritardo. Ti facciamo l'in bocca al lupo per la tua nuova avventura, nuovo progetto. Nino, cara, dimmi. Ti lascio parlare. Cara, dimmi. È stato un piacere per me stare con voi. Annuncio la settimana prossima chi abbiamo qui tra noi. Voglio ricordare che potrete ascoltare la puntata in podcast sul nostro canale YouTube. La puntata sarà caricata domani mattina, massimo all'ora di pranzo. E anche i video, cioè i live che ha fatto qui Le Puc, saranno pubblicati in questi giorni. No, allora spiego.
perché sto ridendo. Allora, il nostro caro ospite non sa il, cioè, meglio, le torture che subisco io ogni giovedì. Adesso è martedì, visto che abbiamo cambiato giorno. In realtà, ma io ho detto in questi giorni. In questi giorni, in realtà, invece di quando vai a casa, chiuditi in casa e carica i video. Ma non è vero. Ecco, no, boh, ma io farò questo perché purtroppo a Napoli, dove vivo, a donne, quindi se mi dovete cercare adesso, sto a Napoli, devo caricarli a casa perché da me c'è una connessione un poco di merda. Grazie al proprietario di casa. Comunque, quindi, anche domani sul canale YouTube di Radio Baiano, la sezione live a Radio Baiano, troverete anche i video di Le Puc che poi pubblicheremo sulle varie pagine Radio Baiano, indifferenti e quant'altro. Ok. Dobbiamo ricordare che martedì prossimo saremo ancora in onda sempre alle 20.30, sempre su www.radiobaiano.it con i differenti. Io e Nino saremo in compagnia di Micaela Tempesta. Giusto? Confermo. Noi ringraziamo ancora Giacomo per essere stato qui. Grazie a voi davvero. Ascoltatelo perché ne vale veramente la pena. Sostenete la musica differente, questo sarà sempre il nostro motto finché Indifferenti qui in radio avrà vita. Ci vediamo, ci sentiamo martedì, andiamo con la sigla. Ciao! Ragazzi, grazie mille.